Ciao a tutti, bentornati qui con Island Live 16 per. Ok, allora, cosa è successo? Ho cambiato rimorchio, alla fine l'ho dovuto cambiare, ragazzi, non c'è stato niente da fare perché quello non andava, toccava dappertutto, è troppo lungo. Ne ho trovato un altro e poi mi dava problemi anche nello scarico, perché con la doppia sacca lì a volte scaricava, a volte non scaricava. Allora l'ho cambiato, ne ho preso un altro, adesso ve lo faccio vedere, molto 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 American style, addirittura proprio esteticamente molto American style. Comunque lo trovate nel mod hub se dovesse interessarvi, e ne ho scaricati un paio tutti dal mod hub. Alla fine mi è piaciuto di più questo, anche perché di default ha una bella capacità, siamo intorno ai 100.000, bello grande comunque, 4 assi ce n'è. Allora ne ho presi due direttamente, così ho noleggiato anche un altro camion. Adesso l'unica cosa che devo vedere, perché ho un'altra idea, però questa se la facciamo insieme, adesso ve la faccio vedere, perché me ne è venuta un'altra e questa la andiamo a vedere. Che volevo piazzare uno di questi qua a bordo campo, così che almeno io avevo dove scaricare continuamente, ma adesso non lo so se, visto che adesso la capacità è aumentata di brutto, non dovremmo avere più problemi. Ho dovuto modificare un po' il percorso lì all'Island Sail, mi sono allargato un pelo perché dipende dalla direzione da dove proveniva il camion. Comunque faceva leggermente fatica, un po' meno dell'altro, ma anche lui un po' di fatica la faceva. Adesso io questi qua me li tengo, adesso vediamo un po', perché loro come capacità totale, guardate un po' l'estetica di sto coso con i cerchi e tutto, molto, molto, molto chrome. Guardate un po', addirittura specchiato quasi, fino c'è l'acciaio proprio tirato a lucido fino in fondo. Questo è quello che abbiamo noleggiato, infatti non ci ho messo la cabina notturna, l'ho solo noleggiato nel momento in cui mi dovesse decidere a tenermelo, magari poi lo vado a modificare a mio piacere, ragazzi. Vediamo un po' se riusciamo a iniziare a lavorare un po' tranquillamente. Il vero problema è fin quando loro girano tutti avanti e indietro. Nel momento in cui sono più o meno sempre nello stesso posto, ci viene meglio. Allora, il rimorchio l'ho venduto, quello che avevo, e questo invece li ho noleggiati tutti e due, perché comunque questi costano, rispetto a quello, costano quasi il doppio, ragazzi. Questi sono intorno ai 100-150.000. Vede, la mia idea è quella di parcheggiarne uno qua fisso e io porto la roba a scaricare qua. Oh! Indovinello. Come mi libero io da questa cavolata? Mi sa che sono pure più bassi questi, così mi viene meglio a scaricare. No, più alto di così non va. Ne ho presi due di due marche diverse. Adesso vi faccio vedere. Cioè, ma alla fine... Questo è della Wilson Trailer.
E questo addirittura l'asse possiamo decidere se vogliamo 4 assi, 3 assi, 2 assi. Cioè possiamo decidere un po' come vogliamo, non è un problema. Invece questo è della Load King. Stesso rimorchio, precisi identico. L'unica cosa che cambia sono i parasbruzzi. Anche quello è pieno. Questo alla fine ne servirebbe uno un po' più grande. E per fortuna che le raccoglitrici le ho prese come misura standard. Se prendevo una cosa esagerata... Allora, i trattori vanno. Quello è il primo o il secondo? Forse è il secondo. Beh, qua ci vanno 100.000, ragazzi, sono belli grandi, eh. 100.000 standard, io non l'ho modificato, l'ho preso per com'era così dal modab. L'unica cosa che ho scelto il discorso della marca, ma per il resto l'ho preso preciso per come veniva fuori dal modab. Questo cos'è? È finito qua? Troppo vicini. Allora, dove lo mettiamo? Mettiamo lì, anzi no, sai che vi dico? Mettiamolo qui sulla parte lunga. Oh, che casino! Boh, allora, finalmente diciamo che la mappa 16x si fa vedere per come è. Finalmente un campo grande, ma bello grande grande. Rispetto a quelli che abbiamo lavorato fino adesso, tranne il 74 là sopra che era bello grande, ma degli altri erano tutti piccoli. Oh beh, si è riempito, dai, finalmente. Direi che possiamo quasi quasi mettere un altro punto all'altro capo e uno di questi due camion farlo arrivare lì. Magari mi trovo lì, scarico su quello e gli altri tre invece continuo a farveli venire qui. Così almeno non c'è bisogno che corro da un punto a un altro dal campo, no?
visto che sono così enormi. Allora, aspetta che metto avanti di nuovo il tempo perché mi sono perso poco fa a fare avanti a fare le prove. Mettiamo di nuovo a 2. Che ho fatto un po' di prove con i percorsi e tutto il resto e avevo messo a 0 un attimo il tempo. Ecco quello che vi dicevo, vedete qua sono già piene, adesso magari la scarico e poi dopo vengo a registrarmi un percorso qua. Beh, qua potevamo già scaricare. Adesso lo facciamo. Adesso scarico questi due giri. Andiamo a registrare il percorso qui. Facciamo uscire in un punto dove può andare sia a destra che a sinistra. E siamo a posto. Altrimenti dovremmo andare a registrare un percorso qua sulla sinistra, dopo che ci passiamo due volte abbiamo il punto dove metterci con i trattori e i camion, anche quella sarebbe un'opzione, ma quella lo possiamo decidere adesso dopo che ci siamo passati, abbiamo fatto lo spazio, cioè con 448 e 816 metri abbiamo abbastanza spazio per fare anche questo. Diciamo che le opzioni sono tante, soprattutto quando i campi sono grandi. Abbiamo tantissime opzioni come poter fare un po' le cose come vogliamo, no? Il problema più grosso è quando hai campi piccoli che non sai neanche come arrivarci, qua invece il problema è risolto. Vediamo se nel frattempo. Allora, questo è già di ritorno. Questo è arrivato. Spegniti. Vediamo gli altri. Questo va. Questi qua si sono scontrati e questo è di ritorno pure lui. Ok. Allora, quasi quasi sai che faccio? Uno di sti trattori. Aspetta un attimo. Allora, io sono su questo campo qua. Se lo mando davvero uno a Papu Papu. Aspetta, tu vai a Papu Papu. Vai a Papu Papu, così con te registro il percorso. Dov'era il mio... Ehi! Ok, ce n'è già qualcuna piena? Due. Due quasi piene un'altra volta. Sono ferme perché secondo me si sono scontrate. No, sono ferme perché sono piene, sono al 95%. Questo sarebbe un gran bel multiplayer project, no? Con
anche 4 di sti raccoglitrici non sarebbero male, su questo campo qua 4 lavorerebbero bene, 2-3 che scaricano e caricano e altri 2-3 con i camion che fanno avanti e indietro. Circa una decina di persone su questa mappa qua potrebbero giocare alla grande. Allora, il JCB è fermo? No, è ancora in viaggio. Il JCB è ancora in viaggio, il che significa che abbiamo il tempo qua per caricare e scaricare abbastanza. Allora, c'è un'altra mietitrice raccoglitrice piena. L'altra ci va vicino. Oh, vedi, questa qua fa andata e ritorno e abbiamo un pieno, perfetto, adesso la scarichiamo. Se mi fai scaricare prima di metterti di nuovo in posizione, non sarebbe male. Vai, vai, bravo. Ok, allora ne abbiamo una a 27.000, l'altra quasi a 30.000. Questa è quella che stiamo scaricando? No, questa è quella... No, ne abbiamo una a 40.000 e una a 32.000. Allora, JCB è arrivato. Andiamo a registrarci sul percorso nel frattempo, dai. Vero che quelle sono quasi tutte e due piene, ma se non facciamo il percorso non possiamo neanche lavorare. Allora, direi che facciamo un'uscita qua. Vediamo se troviamo uno spazio adeguato. Direi che è qua. Sì. Così può andare a destra e a sinistra, altrimenti dovrebbe uscire di nuovo di là. Allora, vediamo un po' quale è più comodo. No, uscire di qua e poi gira a destra e a sinistra, o altrimenti esce direttamente dritto e se ne va in là. O se vuole viene qua giù. È uguale, quasi quasi lo farei andare dritto per dritto. Allora dobbiamo trovare un'entrata abbastanza grande e qua ce n'è una. No, qua. Questa è perfetta.
Allora, sono venuto troppo in qua ormai. Posso fare uno di questi. Altrimenti dove ci devo tornare e non risolvo niente. Allora, facciamo uno. Ok. No! Ah, che cavolo, ho cancellato tutto. Dai, vai un pelo avanti. Il problema di registrare quando c'hai i rimorchi attaccati è questo, che non vedi bene dove devi andare. Allora, mettiamolo qua. E questo, mettiamo qua. Buono, questo va bene. No. Direi che così va bene. Guardate che lì proprio c'è lo spazio anche per uscire. Perfetto. Allora, io direi che ci possiamo fermare anche qui. Dammi un punto. E questo è il... Qual era poi alla fine? 124, no? Facciamo 124B. Campo. Ehi! Ok. Sono piene di nuovo le nostre raccoglitrici, però questo tempo ci vuole. Non avendolo fatto prima, dobbiamo farlo adesso. Allora, questo mettiamo qua. E questo lo colleghiamo qui. Perfetto. Allora, tu torni al 124. Ehi, dove sono andati? Ah, qua. Allora, 124. Tu vai al 124B. Ok. Loro sono fermi. Tu vai al 124, va bene. Tu sei ferma. Tu sei ferma. E tu?
Resti al 124. Ok. Andiamo a scaricare le raccoglitrici. Questo lo spegniamo. Allora, questa qua vicino, altrimenti gli altri due dove sono? Boh, vediamo. Questo ormai l'aspettiamo qui al balico. Oh, possiamo anche scaricarla lì? Ce la facciamo? Ce l'abbiamo proprio bloccata, poverina. No, 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 no. Come scaricare le raccoglitrici a marcia indietro? Professionalità, fermati, scaricami. Dobbiamo dire caricami in questo caso. Ok. Buona, buona, buona. Allora, questo abbiamo fatto. Ok, vediamo gli altri due dove sono. Dovrebbe essere dall'altro lato del campo, eh. Allora, vediamo se dov'è truck, Mack Truck 1.0, e l'altro Mack Truck è in viaggio, dovrebbe arrivare tra poco. Wow, frena! Allora, questo lo scarichiamo là dentro. A sto punto, al prossimo giro, forse quello dovrebbe essere arrivato. No, ancora no, perché viaggia ancora agli 80 all'ora, ragazzi. Va mica piano, eh. Quello è il treno che passa. Beh, avremmo potuto fare anche una cosa del genere con il treno. Che caricavamo tutto sul treno e dopo facevamo un viaggio enorme. Ma quello... ci ho pensato adesso, perché non avendolo mai a disposizione non mi è entrato, non mi è venuto proprio come idea, però non è male anche questa. Solo che Island Sail non è una cosa treno, adesso non mi ricordo. Babbo, direi, ragazzi, che la puntata la chiudiamo qua, perché secondo me siamo già a buon punto. Adesso io non ho un orologio a portata di mano, spero di non averla fatta troppo lunga. Noi ci rivedremo sempre qui con la Island Life, se dici bene, al prossimo video. Salutone, ciao!